entra in pista che cosa si fa? Non ci sono scritti qua, però guarda, sinistra, destra, ci siamo. Allora, fa molto figo, fa left is clear, right is clear. Controllare destra e sinistra, però prima, questo non c'è scritto sulle checklist, ma segnatevelo. Prima di entrare in pista si fanno tre cose. Si accendono le landing light, ok? Prima di entrare in pista. Perché? Perché ok, left is clear, right is clear, che fa figo, ma se c'è brutto tempo e voi non vedete più là, sicuramente la vostra landing light, è molto più visibile, per cui se uno sta arrivando e lo siete perso, vi vede e non vi atterra in testa. Scusa, poi, c'è anche una taxi per avere la pista in erba. Sì, c'è anche la taxi, non si vede qua, però nella sua... No, si vede. Cioè da quel punto attesa lì, teoricamente, puoi fare la taxi in erba. Ah, mi sarebbe sempre caso, no, va bene, quindi, landing light on. Sì. Poi che altro si fa? Si mette il transponder, 7000 nel nostro caso, perché siamo traffico VFR, si mette almeno in stand-by, se no non mettetelo mai, anche altro non importa, però si mette in stand-by quando si entra in pista. L'altra cosa, oddio, un vuoto di memoria. Adesso mi diceva invece che sulle linee di linea la mettono subito dal momento in cui cominciano a lavorare. Che non la trasporta. La scuota? Praticamente la sì, 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 vabbè, sì, 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 lo danno subito da tu, sì, 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 come lo ha messo? Ma sì, il flap è già ha messo il bigone e basta, no, anche il flap top, va bene, vai, arriva in fondo, girati e facciamo il briefing di decollo. È sempre 7000 il trasponder in questo caso o viene comunque comunicato dalla torre? Allora, siamo un traffico VFR, no, per cui normalmente 7000, anche noi da qua partiamo sempre con 7000, tranne in questo, in questo periodo, anzi molto bravo, mi è piaciuta la cosa, in questo periodo in cui abbiamo questa fantastica no-fly zone, ci hanno autorizzato, grazie Expo, e ci hanno autorizzato un corridoio di ingresso e di uscita, abbiamo una procedura obbligatoria dove ci dicono che prima del rullaggio, quindi siamo simili agli aeroplani grossi, prima di iniziare a rullare dobbiamo già avere il codice 6375 nel transponder attivo. No. Per cui loro già sanno, non fatico a capirlo, però già sanno che noi ci stiamo muovendo. Ma il controllo riesce a vedere anche da terra il transponder? Sì, sì, sicuramente sì. Tu vedi l'aeroporto d'accordo? Vedo. Invece facendo qualcosa non vedi niente, immagino. No, beh, la trasponder lo vedo. Cioè vedono il blimp del nostro trasponder, poi sono trasponder, però lo vedo. Si possono chiedere gli diamanti. L'ident a terra è difficile, però sicuramente te lo chiedono quando esci. Quando sei sul punto November che chiami Milano, allora te lo chiedo. Sì, allora adesso facciamo il briefing decollo. Briefing decollo, allora. Concedetemi una licenza poetica. Allora, normalmente il briefing decollo non è lunghissimo, però non è neanche breve, per cui tendenzialmente lo si fa finite le checklist. In questo caso per accorciare un po' i tempi, siamo in pista, siamo pronti, lo facciamo adesso. Quindi, se non c'è nessuno in circuito lo si può fare. Adesso non capita spesso perché comunque traffico c'è. Va bene, briefing decollo, mi prendo un attimo le slide, le fotocopie lì. Briefing decollo, ecco qua, briefing decollo. Allora, che cosa si dice? Caratteristiche della pista. Allora, adesso lo facciamo magari con la cartina della pista sott'occhio, in realtà si presume che la cartina dell'aeroporto la conosciate, per cui si inizia dicendo. Allora, decoleremo da pista 1.8 in questo caso, 1.080 metri, larga 30. Vi guardate intorno, se piove dite bagnata, se asciutto dite asciutto. Ok? Sempre caratteristiche della pista, 1.080 metri, larga 30, con stopway in erba a fondo pista. Questo già vi accende una lampadina che in caso di emergenza, comunque c'è una stopway, avete un polmone, uno spazio in più dove fermarvi dopo la fine della pista, ok? Basta, come caratteristica della pista non c'è altro. Settaggio dei flap, a livello scolastico si tende a decollare sempre con una tacca di flap,
Perché? Perché almeno così fate qualcosa. Cioè, vi dovete ricordare che a 700 piedi a 700 piedi ground, quindi 1200 piedi QNH, dovete tirare sul flap. Perché questo? Perché quando salite a un certo punto l'effetto portante dei flap a una certa velocità viene un pochino meno ed aumenta un po' di più la resistenza, per cui al di sopra di una certa velocità sono inutili, anzi vi creano più un danno, per cui si è visto che l'ottimale livello, la cosa migliore è tirarli via a 700 piedi ground, 1200 piedi per neanche. Ok, poi velocità caratteristiche dell'aeromobile. Allora, voi avete, oltre alle checklist sull'aeromobile, avete un foglio con le velocità caratteristiche dell'aeromobile, che io spero di avere qua, ma non trovo. Comunque, niente di tragico. Avete questo fogliettino, lo guardate e su questo fogliettino che cosa c'è scritto? C'è scritto la velocità di stacco dalla pista per il Cessna è circa 55 nodi, ok? 55-60 nodi. Nel caso, questo piccolo richiamo a un po' di lezioni fa, nel caso non aveste questo foglio, non ci fosse scritto, lo trovate sul vostro anemometro, l'inizio dell'arco verde, ok? Niente di più semplice. Velocità di stacco 55 nodi, velocità di salita, a questo punto avete due possibili salite, la salita rapida e la salita ripida. Che differenza c'è? La salita rapida è quella che vi dà la maggior velocità di salita, il profilo sarà un pochino più piatto rispetto alla salita ripida. La salita ripida vi permette il maggior guadagno di quota, ok? Rispetto allo spazio. Normalmente qua adesso si fa tendenzialmente la salita ripida, perché? Perché è meglio, soprattutto per le case che ci sono attorno, se si sale più velocemente, ok? Si sale più velocemente e poi si fa più. 55 nodi indipendentemente dal flap. Sì, 50. Poi comunque 55 nodi, flap 1. Poi sì, comunque senti quello che vuol fare l'aeroplano. Indicativamente 55 nodi, poi già puoi farlo. Dipende anche dal peso, proprio meno. Dipende da un sacco di fattori, però tu sai che quella è la tua velocità. Se succede qualcosa e sei sotto i 55 nodi, ti fermi. Se invece sei sopra e non è. Se sei sopra i 55 nodi e ti si apre una portiera, continui la salita. Sì. Ok, andiamo avanti. Scusami, tra l'altro ripida sono 20 gradi? Ripida? No, sono velocità. Quindi non devi pensare all'assetto. Tu metti l'assetto in funzione della velocità che vuoi tenere. Velocità di salita ripida sono 64 nodi, velocità di salita rapida 74 nodi. Per cui non fai riferimento, perdonami, ai piedi al minuto di salita? No. Velocità. Parli solo in termini di velocità, perché è più facile. Tu sai che se metti l'aeroplano, trimmi l'aeroplano su quella velocità, hai l'assetto che ti permette la salita più ripida o la salita più rapida, che cambia in base a quanto pesi, a quanto... Comunque... velocità caratteristiche le abbiamo viste, ok. Emergenze durante la corsa di decollo. Allora, vi cominciate a fissare la mente, a richiamare alla mente che cosa fare in caso di emergenza. Perché si fa questo? Perché non succede mai facendo le corna e toccandosi, ma se succede, voi ve lo siete messo in mente prima e vi viene più immediata la cosa. Allora, che cosa si dice? Emergenza durante decollo, sto decollando, succede una qualsiasi avaria, anomalia, i giri sono meno di quello che mi aspetto, io quando do tutta potenza mi aspetto 2700 giri a punto fisso, ne ho di meno, mentre sto accelerando ne ho di meno, mi scoppia una gomma, il motore borbotta, sto decollando, sto dando tutta potenza, non ho ancora raggiunto la mia velocità di distacco, abortisco il decollo. Come si fa? Indietro manetta e freno, mi fermo in pista. Una volta che sono fermo in pista, avviso la torre di qual è il problema e si cerca di trovare una soluzione. Dipende dall'emergenza che avete, potete aspettare o il meccanico o il pompiere in pista, oppure uscite e portate l'aeroplano dal meccanico. Comunque, l'emergenza durante la corsa di decollo è questa, qualsiasi cosa succede si abortisce il decollo.
Seconda emergenza, emergenza durante il decollo con pista disponibile. Cosa significa questo? Sono a 55 nodi, stacco, il motore inizia a borbottare e ho la pista ancora disponibile davanti a me. Cosa faccio? Scendo. Mi aiuto magari con il flap, metto full flap, tocco terra, come tocco terra chiudo il motore, chiudo con la miscela e mi fermo. Se riesco mi fermo in pista, se non riesco mi fermo fuori. Ok? Se è polmone. Se no ti fermi contro la prima cosa che trovi. Purtroppo no. Poi, l'ultima emergenza invece è emergenza durante la corsa di decollo senza più pista disponibile. Cosa succede? Qua adesso decolli per pista 1.8, sali, comincia a salire, la pista sotto di te finisce e ti inizia a borbottare il motore. Cosa succede? Sotto i 1200 piedi QNH, quindi sotto la quota a cui tiri su i flap, non riesci a tornare indietro. Per proprio provato, non riesci a fare una specie di 360 e tornare in pista. Allora cosa fai? Qua adesso ci sono, guardi il muso davanti a te, ci sono due campi, più o meno a... Il primo è quasi dritto davanti a te, dove c'è il velodromo, più avanti c'è un pratone. E l'altro invece, se hai già cominciato la virata in controbase, è di fianco al cimitero. Sì, di fianco al cimitero. Ci sono questi due pratoni. Allora, se sei al di sotto dei 1200 piedi, non hai più pista, non riesci più a tornare indietro, punti direttamente lì, non provi neanche a riaccenderlo perché non ce la fai a riaccenderlo, metti in sicurezza, dopo la vedremo magari facendo l'emergenza nel dettaglio, appunto vorrà, fai i controlli che servono a mettere in sicurezza l'aeroplano e atterri sull'erba, fai molti meno danni. Se invece hai un'emergenza senza pista disponibile sopra i 1200 piedi, viri verso il vento, quello è importante sapere da che parte arriva, viri verso il vento e torni sulla pista, sopra i 1200 piedi ce la fai. Se sei a esattamente 1200 piedi, a parte la sfiga, devi vedere se hai una componente di vento tale per cui vuoi riuscire a rientrare in pista, ci provi, okay, no. Se invece non c'è vento, forse ti conviene andare dritto, cioè andare per i campi che già conosci. Un'altra cosa importante, vi ricordate che aveva fatto il test dei freni prima? Sì. Ok, per vedere se funziona. E quando è che si vede poi l'effettiva utilità? Quando si ha la necessità di fermarsi in pista. Se i freni non vanno oppure se abbiamo esagerato a frenare soprattutto col Cesnino, che l'avete visto tutti, che freniate, i freni che sono grandi così. Se questi freni qua si scaldano troppo, non frenano, quindi mi capita un'emergenza in pista, anche a pestare con tutto il corpo, con tutto il peso, non si ferma neanche con le cannonate.